Una coalizione compatta, quella del centrodestra, che si prepara alle amministrative di Pescara con il proprio candidato Carlo Masci, nonostante le aspettative della Lega, che avrebbe voluto un proprio candidato, ma come ha riferito il coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma, quando Salvini mi ha chiamato per comunicarvi che il candidato sarebbe stato Masci, confesso di aver avuto una piccola fitta, ma come ci ha chiesto il nostro leader, faremo tutto ciò che serve affinché Masci possa vincere e daremo il massimo nel corso di una campagna elettorale che vedrà anche la presenza di Salvini. E allora tutti uniti per la riconquista di Palazzo di Città dopo 5 anni di centrosinistra, con il benestare ovviamente di Forza Italia, con il suo coordinatore Nazario Pagano che dice di lui: Masci è un amico, una persona per bene, un conoscitore appassionato di questa città, e l'ok convinto anche di Fratelli d'Italia, che tramite il suo coordinatore provinciale Stefano Cardelli parla di Masci come una persona che ama Pescara ed è l'unico a poter fare in modo che la città conquisti la bandiera blu. Forte di tanta compattezza, dal canto suo Carlo Masci non nasconde l'ambizione non solo di diventare sindaco, ma di diventarlo già dal 26 maggio, evitando il ballottaggio. Mi auguro che il 26 maggio possa essere il candidato sindaco eletto dai cittadini di Pescara per fare di questa città una città bellissima, una grande città, una grande Pescara, ma con degli obiettivi che guardano a 20 anni. Ma se proprio non dovesse essere possibile, la presenza di ben 8 candidati rende già di per sé l'impresa titanica, Carlo Masci, in vista di eventuali apparentamenti al secondo turno, punta già la mira su eventuali alleati, uno dei quali, nonostante la provenienza da un contesto politico lontano, potrebbe essere proprio quel Carlo Costantini, strenuo sostenitore della Grande Pescara. Quel referendum fu votato in Consiglio regionale e quando c'era la sua guida al centrodestra, io ero l'assessore al bilancio che ha messo delle poste nel bilancio per fare il referendum e ovviamente l'ho votato da consigliere regionale e l'ho votato da cittadino insieme al 70% dei cittadini di Pescara e quindi ci credo veramente ad una grande città che deve diventare non soltanto la 14ª città d'Italia ma deve diventare la capitale dell'Adriatico. E nella giornata delle grandi presentazioni l'ex sindaco Luigi Albore Mascia riempie la sala consigliare del comune per avviare la sua di campagna elettorale, ribadendo la sua piena fedeltà al candidato sindaco Masci. Le campagne elettorali vanno curate, sono come le partite di calcio, si parte da 0-0 con la palla a centrocampo e quindi bisogna sbagliare il meno possibile. Bisogna essere performanti, bisogna essere in forma fino alla fine e soprattutto bisogna essere convincenti e metterci tanto cuore.